È un momento per provare ad orientarli senza ansia, perché qualunque cosa loro decidano nella vita si può sempre cambiare idea, cambiare strada, però far conoscere quelle che sono delle opportunità che offre il nostro territorio. Penso per esempio agli ITS che con percorsi biennali introducono immediatamente al mondo del lavoro. E poi anche un modo per stare insieme, quella scolastica è veramente una comunità in Campania e credo che incontrarsi faccia bene anche per il team building, costruire proprio rapporti informali che possano far crescere tutti. Noi abbiamo approvato un bando per la verifica di vulnerabilità, perché spesso i nostri comuni non hanno fondi per verificare quella che è la sicurezza all'interno delle nostre scuole. Devo dire che hanno risposto in massa, abbiamo già finanziato 280 progetti e in questo momento c'è un altro bando aperto proprio per dare risorse ai nostri comuni. La sicurezza sicuramente è centrale per quanto riguarda la regione Campania. Devo dire che noi abbiamo una serie di difficoltà perché gli enti locali spesso non hanno risorse a disposizione, come invece accade in altre regioni. Rispetto a questo, quando si parla di autonomia differenziata, bisognerebbe capire che non tutte le regioni sono uguali e che quindi naturalmente è lo Stato che deve garantire su tutto il territorio risorse perché i nostri ragazzi siano sicuri.